Ciao, sono il dottor Max. In questa serie di video trattiamo i sintomi delle varie malattie o patologie. In questo video analizziamo il sintomo bruciore retrosternale, cause e sintomi. Il bruciore retrosternale è un disturbo che si manifesta con una sensazione dolorosa e durente che origina nel torace, dietro allo sterno, e si può irradiare al collo o alla gola. Questo sintomo può indicare una disfunzione dell'apparato digerente, in particolare dello stomaco o dell'esofago. Il bruciore retrosternale è uno dei principali sintomi della risalita del contenuto gastrico acido verso l'esofago, reflusso gastroesofageo. Solitamente, questa sensazione si verifica dopo i pasti o quando il paziente giace in posizione supina e può accompagnarsi al rigurgito che arriva fino alla gola e alla tosse persistente. La causa è spesso attribuibile ad un cattivo funzionamento del cardias, valvola che ha il compito di far passare il cibo ingerito dall'esofago allo stomaco, impedendogli di tornare indietro. Il bruciore retrosternale può rappresentare, banalmente, il sintomo di un'indigestione, soprattutto in seguito all'assunzione di cibo troppo rapida o in quantità eccessive. In qualche altro caso, invece, la sensazione dipende dal consumo di alimenti irritanti, come pomodori, limoni, arance e cibi grassi. Il bruciore retrosternale può insorgere, inoltre, in seguito all'uso di farmaci particolari, come i FANS. Il problema è comune anche nell'ultimo trimestre di gestazione. Un bruciore retrosternale doloroso può manifestarsi anche a causa dell'ernia iatale e dell'infiammazione della mucosa esofagea, esofagite. Se la manifestazione è intensa e continua, può dipendere da una gastrite o da un'ulcera peptica. Altre cause di bruciore retrosternale comprendono affezioni del sistema cardiovascolare e vari tumori del torace. Tra le possibili cause rientrano l'infarto miocardico acuto, l'embolia polmonare e la dissezione dell'aorta toracica. Un dolore urente tipicamente retrosternale, talvolta irradiato alle spalle o alla regione addominale alta, è anche un sintomo dell'angina pectoris. Possibili cause di bruciore retrosternale. Bruciore retrosternale è un sintomo comune o probabile di queste malattie. Cause comuni. Angina instabile, ernia iatale, esofagite, esofago di Barrett, febbre di Lassa, feocromocitoma, ingestione di sostanze caustiche, pellagra, pericardite, reflusso gastroesofageo, sindrome di Zollinger-Ellison, spasmo esofageo, tumori cardiaci, cause rare. Acalasia, angina pectoris, diverticolo di Zenker, embolia polmonare, gastrite, gravidanza, infarto miocardico, pancreatite, sindrome di Ehlers-Danlos, ulcera peptica. Grazie per avermi seguito fino a qui, le informazioni riportate sono solo indicativo e vanno approfondite con il medico di fiducia. Spero di esserti stato utile, metti un mi piace e iscriviti al canale, sarai informato sui nuovi argomenti trattati sulla tua salute. Fonte: mypersonaltrainer.it.